Ciao a tutti da Quiri, dal calcio secondo Quiri, ritorno dopo un po' di tempo, dopo un po' di settimane in cui sono stato fermo per vari problemi che non vi sto a spiegare e rientro come al solito. I rientri sul mio canale sono sempre in grande stile, con grandi novità. Oggi rientro con una nuova rubrica che si chiamerà Il pendolino di Quiri. Perché il pendolino di Quiri? Ovviamente lo dice la parola stessa, il pendolino in ambito calcistico ricorda il famoso pendolino del grande Maurizio Mosca, uno dei miei idoli, uno showman più che un giornalista. Ricorderete che negli anni 90, soprattutto a guida del campionato, faceva questo suo spazio, questa sua rubrica che personalmente a me divertiva tantissimo, come a tutti voi, immagino, a tutti gli amanti del calcio. Ebbene, io dopo diversi anni voglio riproporre il pendolino a mio modo, ovviamente ricalcando le orme del grande Maurizio, anche se lui ovviamente è inimitabile, cioè il pendolino di Maurizio Mosca rimarrà inimitabile e non lo potrà avvicinare nessuno, tantomeno io. Però mi voglio cimentare, quindi ogni settimana, da questa settimana, farò il pendolino di Quiri, quindi proprio con un classico pendolino. Questo qua, il pendolino di Quiri, che vi racconterà, quindi con lo stesso stile con cui faceva Maurizio, quindi con le foto delle due squadre che giocheranno contro, l'andamento della partita, secondo me, quindi il risultato, i marcatori, insomma, esattamente come faceva il grande Mosca. Poi, ovviamente, non so quanti ne avrà azzeccati Maurizio, qualcuno l'avrà anche azzeccato. È difficilissimo, ovviamente, azzeccare l'esito, i marcatori, quindi è veramente molto complicato, probabilmente è una cosa goliardica, divertente, che mi ci metto a fare, soprattutto perché veramente vi divertirò molto e spero che vi divertiate anche voi. E allora, partiamo con la nuova rubrica, il pendolino di Quiri. Sigla! E allora la prima partita del pendolino di Quiri è il derby di Milano, Inter Milan, che si disputa domani sera allo stadio San Siro, e per l'occasione le due foto delle due squadre, in particolare dei giocatori, come faceva il grande Mosca, che andremo a confrontare facendo il pendolino, saranno le foto dei due portieri. Quindi Samir Handanovic e Gigio Donnarumma. Quindi il pendolino di Quiri, il primo pendolino di Quiri, sarà con questi due giocatori. Eccoci qua, è tutto pronto. Qui abbiamo il nostro pendolino. E sulla vostra sinistra la foto di Gigio Donnarumma, sulla vostra destra la foto di Samir Handanovic. Sono un po' emozionato, devo dire la verità, perché confrontarmi con un mostro sacro come il grande Maurizio Mosca è pesante, però sconfiggiamo subito l'emozione e buttiamoci sul pendolino del derby di Quiri. Partiamo. Vedete, pendolino subito fortissimo, partenza razzo. Derby molto emozionante, scoppiettante sin dai primi minuti. Lo vedete che lentamente si sposta dalla parte dell'Inter, limite dell'area milanista, palla per Candreva, tiro, gol! 1-0 per l'Inter, gol di Candreva. Il Milan risponde, derby veramente emozionante in questo primo tempo. Adesso si sposta dalla parte di Donnarumma, vedete, limite dell'area questa volta interista, palla per Suso, tiro, gol! 1-1, pareggio di Suso. Il primo tempo termina in parità, 1-1. Inizio del secondo tempo. Inizio un po' soft, pendolino un po' più debole, però piano piano riprende forza. Siamo a metà della ripresa, si sposta, vedete, di nuovo dalla parte di Handanovic, area di rigore milanista, palla per Icardi, gol!
2-1, nuovo vantaggio interista con Mauro Icardi. Prova a rispondere il Milan, ma non è molto convinto, siamo sul finale di derby. Ancora dalla parte interista il nostro pendolino, ancora in area di rigore del Milan, ancora Icardi, gol! 3-1 per l'Inter, doppietta di Mauro Icardi. Ecco che è quasi finita. Stop! Inter 3, Milan 1. Questo è il verdetto del pendolino di Quiri. I gol di Candreva, Suso e due volte Mauro Icardi. Vedremo come andrà questo primo pendolino che ho voluto fare in onore del grande Maurizio Mosca. Vedremo il derby di domani, se mi darà ragione. Chiaramente pronostico impossibile, perché già individuare il risultato è dura, figuriamoci anche i marcatori e i periodi anche del match in cui segnano, probabilmente. Come ho detto, è una cosa goliardica per divertirmi, per divertirvi. Non vi dico ovviamente di fare come avevo detto in passato nei precedenti video, il vostro pendolino, perché sarebbe troppo esagerato, però fate il vostro pronostico sul derby di Milano. Vi invito a iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al mio canale e alla mia pagina Facebook. Vi do appuntamento alle prossime rubriche, che non mancheranno, a parte questa nuova del pendolino. Vi auguro un buon weekend e un buon campionato a tutti. Ciao da Quiri.